Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio condividere con voi un momento creativo perché voglio fare le rune. A breve uscirà sul canale un video dedicato alle rune e farà parte della playlist di storia della divinazione. Mentre giravo quel video mi è venuto in mente che sarebbe una cosa carina crearmi le rune. Siccome si possono utilizzare una serie di materiali diversi, io ho pensato di andarle a fare su legno. Poi ho pensato di utilizzare il DAS, però quel DAS che ha il colore della ceramica, quindi non quello bianco, e ho pensato di condividere con voi questo momento. Vi faccio vedere prima il materiale. Questo è il DAS ed è quello che ha il colore della ceramica, come potete vedere. Mi piace di più perché quello classico, grigio, diciamo così, poi andrebbe anche dipinto a livello proprio di base, perché non sarebbero comunque carine le rune così grigie di quel colore. E quindi ho pensato di prendere questo, che poi ovviamente andremo ad incidere, andrò a fare proprio il disegno della runa, magari con un pennarello nero, adesso vedo come, e poi ovviamente andrò a lucidarlo. Questo lo utilizzerò per fare delle rune un pochino irregolari che possano sembrare quasi dei sassolini. Poi voglio provare ad utilizzare anche questi medaglioni di legno. Sono praticamente delle fette di legno, eccoli qua. Sono, ne ho un sacchettino, sono tutti fatti così. Comunque ne ho un bel po', non so assolutamente come utilizzarli, potrei fare magari anche delle collane, degli orecchini, però siccome ne ho un sacchetto pieno, volevo andare ad utilizzarli anche per fare delle rune su legno. Ma adesso mi fermo con tutte queste chiacchiere, ci trasferiamo sul tavolo da lavoro e condivido con voi questo mio momento creativo in cui ho deciso di farmi le rune. Per prima cosa ovviamente dovete procurarvi del DAS, poi per andare ad incidere le rune io utilizzerò questo strumento che di solito viene usato per i dolci, però io li ho comprati per lavorare il DAS, questi strumenti, ne ho degli altri che sono questi qua, magari vi lascio in info box il link di Amazon se vi interessa acquistarli. E poi ovviamente vi servirà l'alfabeto delle rune che io ho copiato su un foglio. Dopo aver aperto la confezione, ovviamente prendo un pezzettino di DAS, l'altro lo lascio da parte, poi se me ne dovesse servire ancora lo andiamo a recuperare. Vedete che è molto rosso, un pochino più scuro forse della classica creta, però diciamo che la ricorda abbastanza. È semplicissimo fare le rune perché basterà prendere un pezzettino di DAS e lavorarlo grossolanamente con i palmi delle mani. Questo perché le rune assomigliano a dei sassolini. Quindi non dovrete fare un lavoro preciso, diciamo che è sufficiente che appunto assomigli a un sassolino. Ovviamente non fatele troppo piccole perché altrimenti poi sarà difficile andarle ad incidere. Io gli do una forma molto irregolare, magari un pochino appiattita con il pollice, in modo che rimanga proprio esattamente come può essere un sasso. Vedete, ve lo avvicino in modo che possiate vederlo meglio. Forma più o meno sarà questa. Saranno tutte molto irregolari perché non voglio ovviamente dare l'impressione che siano fatte con lo stampino. Voglio proprio che sia molto rustico. Si deve capire che l'ho fatta a mano, che è una cosa diciamo artigianale creata da me perché mi piace l'idea, altrimenti facevo molto prima a comprarmele già fatte. Però mi piaceva questa idea di avere delle rune anche diciamo più casalinghe. Adesso devo fare 24 di questi sassolini di DAS, non devono essere per forza tutti uguali, basta che siano più o meno della stessa dimensione. Adesso che ho fatto tutte le 24 rune, devo fare un'incisione molto leggera con questo strumento. Poi, quando sarà tutto asciutto, con la tempera nera andrò a ripassare il punto dove ho fatto l'incisione leggera per fare il simbolo della runa vero e proprio e dargli il colore nero in modo che possa risaltare di più. Mi sono scritta su un foglio l'alfabeto delle rune per semplicità. Comunque, adesso piano piano, una per una, le vado ad incidere. Per non tenervi incollati al video mezz'ora, ne faccio vedere una sola, poi ovviamente il procedimento sarà lo stesso. Adesso vado a fare un'incisione leggera, vi faccio vedere giusto il procedimento. Vado a fare il primo simbolo della runa, spero lo vediate, eccolo qua, e lo faccio sulla runa. Adesso voi lo vedrete al contrario perché lo faccio dalla mia parte, però poi la giro in modo che lo vediate.
Ecco qua, ovviamente trattandosi di un'incisione leggera la vedete a malapena, però poi non vi preoccupate perché quando andrò a ripassare tutto con la tempera nera si vedrà molto di più. Comunque questo a grandi linee è il procedimento. Ora le incido una per una, poi lo lascerò asciugare, ci vorrà probabilmente tutta la notte. Voi lo vedrete fra 30 secondi, ma per me sarà domani. Andremo con la tempera nera a ripassare tutte le incisioni. Adesso che ho inciso tutte le rune, devo soltanto aspettare che asciughi. Provo ad avvicinare l'inquadratura in modo che vediate leggermente, insomma, le incisioni. Spero che vediate qualcosa. Comunque, ci rivediamo per voi fra pochi secondi, per me domani, quando sarà tutto asciutto. Adesso che le rune si sono asciugate, devo andare a ripassare l'incisione con un pennarello. Utilizzerò un semplice pennarello di questi, sono praticamente quei pennarelli che hanno la china, quindi sono reperibili in qualsiasi cartoleria, però vi lascio in info box il link qualora voi lo vogliate acquistare su Amazon. Adesso praticamente non mi resta che andare, come vi dicevo, a ripassare l'incisione per dargli un pochino di contrasto e fare in modo che il colore scuro, risalti ovviamente di più. Non fate caso a questo cerchio che vedete qui, non c'entra assolutamente niente con le rune, è solo un mio riferimento per far sì che la runa che andrò poi a ripassare vada, esattamente nell'inquadratura della telecamera, quindi mi serviva soltanto per una questione di inquadratura. È molto semplice perché è sufficiente andare proprio a ripassare, l'incisione che avevo già fatto. Quindi poi questa tra l'altro è una penna che scrive molto bene su DAS, quindi vi risulterà veramente facilissimo. E questa è la prima. Queste sono le rune finite, ho ripassato l'incisione, quindi sono andata a fare tutte le 24 rune. Adesso facciamo le rune di legno, quindi con questi medaglioni di legno già pronti. In questo caso è molto più semplice perché vi basterà fare il disegno della runa su ognuno di questi, però voglio comunque farvi vedere come faccio. Utilizzerò questo pennarello che avevo comprato tantissimo tempo fa, non mi ricordo neanche dove, forse da Lidl, che è praticamente un pennarello che ha dentro della tempera, quindi dalla punta esce la tempera e io posso andare a dipingere tutto quello che voglio. Però se volete comunque utilizzare un pennarello classico potete farlo. Vi faccio un primo piano così vedete molto meglio e vado a fare la prima runa. Quindi disegno ovviamente quello che corrisponde all'alfabeto della prima runa. Voi adesso la vedete al contrario perché l'ho girata verso di me, però poi la giro anche verso di voi in modo che possiate vedere bene che cosa sto facendo. Ecco qua. Questo è il simbolo della prima runa, diciamo il simbolo della seconda. Questo è un esperimento anche per me, perché comunque io le rune, non le ho mai fatte, quindi è la prima volta che provo e volevo provare insieme a voi, perché quando faccio degli esperimenti comunque mi piace, provarli con voi. Questa è la terza. Vado a fare il simbolo della terza. Alcune sono ovviamente molto più semplici da fare, invece altre hanno dei simboli magari un pochino più elaborati, quindi può risultare un pochino più difficile. Adesso comunque penso che abbiate capito il procedimento, quindi per non tenervi incollati a questo video tutto il tempo, perché non so comunque alla fine quanto ci metterò, direi che ci vediamo alla fine così vi faccio vedere il risultato. Io spero di avervi dato un'idea per fare una cosa anche un pochino creativa, casalinga, perché comunque queste rune sono imperfette, ma io le volevo proprio così, volevo che si distinguessero da quelle fatte con lo stampino che andiamo comunque a comprare nei negozi o online. Volevo fare una cosa proprio più personalizzata e quindi, insomma, le ho volute fare un po' irregolari e un po' particolari. Come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi mando un bacio enorme.